Hola compañeros, benvenuti a todos su Arte Portigo. Oggi io, Frida Kahlo in persona, sono qui por vosotros. Perché parlando con Bretta, ella mi ha raccontato che state preparando un calendario del nudo, e che ogni mese mettete un nudo perfettissimo e bellissimo. A questo punto è il bollor nelle mie vene del sangue venuto fuori. Perché ho detto, come nudi bellissimi, tutti nudi perfetti, donne stupende. No! Mi rifiuto, le ho detto. Non voglio sentir altro. Io devo fare qualcosa. Devo fare capire a vosotros che il bello non sta solamente nelle forme perfette, ma che il bello del corpo può venire fuori anche da un sentimento interiore che lo renda fascinoso, desiderabile, provocante. Come fascinoso, desiderabile, provocante è il mio corpo. Volete vedere? E allora guardate il video che commenta Ombretta e poi ne riparliamo dopo. Il quadro che ho deciso di commentarvi oggi è La colonna spezzata di Frida Kahlo, un suo autoritratto, un nudo molto particolare, in cui lei ha deciso di ritrarsi mettendo a nudo non soltanto il suo corpo, ma anche i suoi dolori, la sua anima. Questa visione intimista della pittrice può essere notata anche dalla capigliatura che lei soleva portare in pubblico sempre raccolta e che in questo quadro invece viene sciolta come quando la sera, prima di addormentarsi, spazzolava i capelli. Quindi una visione proprio molto privata di questa Frida. Una Frida piangente, quindi una Frida che piange ma con sguardo fiero, piange lacrime di dolore, ma di dolore fisico, non di dolore dell'anima. Lei vede il suo corpo così, come punto da chiodi, come tutto rattoppato in un certo qual modo. Ricordiamo che Frida nasce malata di spina bifida ed in più all'età di 17 anni ha un incidente su un mezzo pubblico che le procurerà dei danni irreversibili, addirittura un ferro le forerà l'anca e le attraverserà proprio la vagina, di conseguenza rimarrà fortemente traumatizzata non solo fisicamente ma anche psicologicamente da questo. Questo non le permetterà di avere figli e avvierà un ciclo di interventi continui, più di 30 interventi chirurgici per risistemare, come vedete, il corpo di questa pittrice. Una risistemazione, un lavoro quasi di carpenteria. Lei al posto della sua colonna vertebrale mette una colonna di tempio, tutta frantumata, un po' come lei si sente, un rudere in certi momenti, ma anche un qualcosa di pregio, un qualcosa di archeologico, un rudere ma con del con qualcosa da raccontare. E questo è proprio Frida, quel velo coperto davanti alle parti genitali proprio a indicare il non utilizzo appunto delle sue parti che potrebbero farla procreare, perché appunto non è un velo di pudicizia che non fa parte proprio dello stile di Frida Kahlo. Frida infatti è nota e più per il suo spirito forte, per il suo temperamento deciso. Una donna che muore giovanissima, eppure in un lasso di tempo breve ha saputo far parlare di sé. Una donna che soffre sotto punti di vista, soffre di dolore fisico, ma soffre anche di dolore psicologico e soffre anche di dolore passionale, perché la sua passione per Diego Rivera viene poi tradita ripetutamente dal marito. Una donna che comunque non smette mai di lottare contro il proprio corpo e di curare il proprio corpo. È una donna che del suo corpo fa un tempio, il tempio dell'anima, il tempio di ciò che c'è dentro, e lo fa vedere così com'è, disadorno ma anche costretto all'interno delle fasce del busto, che comunque tengono in qualche modo dritta quella colonna, che fanno raccontare ancora qualcosa a quel tempio, a quel messaggio archeologico. Allo sfondo, così all'aperto, con un cielo azzurro e una terra, una landa di terra desolata e tutta da esplorare ancora. È come se questa donna, voltandosi, continuasse il suo cammino in questo mondo
che in certi momenti può essere così desolato e pieno di solitudine, ma allo stesso tempo è un luogo verdeggiante con un cielo azzurro sotto il quale si può ancora camminare malgrado i patimenti fisici. Frida, nella sua pittoricità, viene spesso individuata come una surrealista, ma in realtà lei stessa si distaccherà da questo movimento che vede appunto nei sogni, nell'onirico riportato in pittura, la fondante. In realtà lei si dice pittrice della sua realtà, ed è proprio questo. Potremmo invece più dire che lei è una simbolista, perché attraverso dei simboli mette in atto quello che è il suo percorso interiore. Mai un nudo è stato così affascinante come quello di Frida Kahlo, che mostra le sue forme esterne per raccontarci la sua intima passione, una passione ardente ma anche una passione decadente. Spero che questo quadro vi sia piaciuto, è uno dei miei preferiti, è quello che mi rappresenta meglio, da fuori e da dentro. Spero che da oggi in poi guardiate le cose non soltanto dal punto di vista esteriore, anzi spero che già lo facciate da un po' di tempo. Io stasera porto a Ombretta a una festa del carnevale, prima di tornare in Messico. Ah, e se vi domandate il perché dei miei cigliotti, è perché io sono orgogliosa del mio essere e delle mie radici messicane. E se io sono pelosa, io mi tengo pelosa, come le mie scimmiette adorate. Vi lascio a quella povera Ombretta che a quest'ora scalpita per salutarvi. Eh sì ragazzi, scalpito per salutarvi. Ciao a tutti! È arrivato carnevale anche quest'anno su Arte per Te, e quest'anno festeggiamo all'insegna di Frida Kahlo. Chi ama Frida smisuratamente mi scuserà per questa interpretazione pietosa, però questo è il massimo che ho saputo fare. Dico, spargo il capo di cenere e chiedo scusa, ma sicuramente non è un modo per prenderla in giro, ma tutt'altro, per omaggiarla e per far avvicinare il più alto numero di persone alla sua pittura. Per chi la conosce sa già che Frida è una grande della pittura, e quindi avere un'occasione per vedere una delle sue opere, sentirla commentare, penso possa aver fatto solo piacere. Ogni anno mi sbizzarrisco con questi trucchi che spero vi piacciono, è una piccola licenza poetica che mi permetto solamente in questo frangente. Adesso vi saluto, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, e con Frida vi dico hasta luego!